eccoci qua. Bene. Allora, Diego, notizie utili e poi passiamo al circuito Padova Corre in chiusura. Maratona, informazioni, numeri. Beh, numeri stiamo ancora chiudendo per avere il quadro esatto appunto dei partecipanti alle prove agonistiche, siamo intorno ai 3600 appunto tra maratona e mezza maratona, però si è parlato appunto dell'essere cittadina, delle corse non competitive, credo che quello che rende unica la maratona di Padova sia proprio la capacità di essere una vera festa popolare, di portare le famiglie in Prato della Valle, in questo caso in particolare, ma per le vie in cui abitualmente appunto non si corre, e coinvolgendo all'incirca 20.000 persone, che è un numero grandioso importante per una città delle dimensioni di Padova e che rende appunto la maratona un fatto unico. E altre cose che riguardano per esempio viabilità, eccetera, c'è qualche consiglio che possiamo dare a chi ci guarda, segue? Elencare le strade chiuse. Intendo la viabilità per arrivare soprattutto, non per chi ci abita purtroppo. Diciamo che le strade interessate, le strade chiuse, elencarle tutte ovviamente è impossibile, le si possono trovare nel sito maratonasant'antonio.it. Diciamo che è meglio muoversi a piedi o in bicicletta quel giorno. Quel giorno in particolare, sarebbe bene farlo potendo sempre, ma quel giorno sì. Ma ci sono tanti servizi in navetta, insomma, poi chi si è iscritto si è già informato. Che cos'ha di diverso questa maratona dalle altre? Ma credo proprio l'aspetto della festa popolare, della capacità di coinvolgere tutti, perché io credo che chiunque di noi, se la corsa, magari non la corsa ma conosce qualcuno che la corsa, voglio dire che ha una capacità di mobilitare Padova e la sua provincia, il suo territorio, che altri eventi che magari fanno riferimento a città più grandi di Padova però non hanno in questa misura. E poi ha parlavamo appunto dell'effetto benefico che si è creato a partire dalla Corri per Padova, diciamo che la maratona è un po' il culmine, diciamo che rappresenta la punta di questo movimento, e ha un effetto anche nell'indotto, perché parliamo anche di numeri importanti relativi all'economia, a farla girare, sono una settantina di alberghi coinvolti, sono all'incirca 1800 ad esempio degli iscritti che arrivano da fuori Veneto, vuol dire che sono persone che probabilmente resteranno negli alberghi del territorio. Anche dal punto di vista economico. Le strutture ricettive, le strutture commerciali, è un evento che ha sicuramente un impatto considerevole, non solo sportivo, poi si è parlato prima dell'importanza della ricerca, e la solidarietà è sempre stata uno degli elementi peculiari della maratona. Anche quest'anno ci saranno le quattro charity, i quattro partner sociali che avranno proprie squadre all'interno delle cittadine, sono la Città della Speranza già citata, ActionAid, QAM e Un Cuore Un Mondo, e che appunto potranno promuoversi, e in questo senso avranno nella maratona una vetrina importante. Tutto questo fa sì che appunto parlare della maratona solo come un elemento sportivo sia riduttivo, è sicuramente qualcosa di più. Padova è capitale running? Credo proprio. Aspira ad esserlo o lo è? Insomma, ci si sta avvicinando effettivamente. È sicuramente un'iniziativa lodevole e che cade nei tempi giusti, e credo proprio di sì, non sta a me dirlo, ma insomma credo che vabbè, ci siano tutte collega, le caratteristiche. Insomma, ti occupi. Credo che appunto per le cose che dicevamo prima ci siano tutti gli elementi per poter dire che ha una capacità la corsa e il running di radicarsi nel territorio che altrove non si trova. Bene, allora, siccome dobbiamo correre, io vi invito a fare un bel applauso di buon lavoro ai ragazzi della Bassa Industria Sport, a Rosanna. Vi passiamo di qua, abbiamo anche degli amici della pallavolo. Sì, poi magari in chiusura mandiamo chiusura le immagini. Salutiamo, ci scusiamo se l'abbiamo tenuti nell'angolino là in alto. Allora, Rosanna, 8 gare, qui abbiamo gli organizzatori. Facciamo allora un primo giro di presentazione. Solesino, Associazione Sportiva Solesino, da noi il 19 luglio si terrà una tappa del circuito padovano su strada. È interessante, e ringrazio Rosanna Martini che ci ha dato l'opportunità di aderire a questo circuito, perché da noi siamo alla 41esima edizione, quindi non siamo arrivati ieri, ma ci ha coinvolto talmente tanto che abbiamo aderito immediatamente a questo progetto e ne siamo orgogliosi. Speriamo ovviamente di essere all'altezza di questo progetto. Daniele, grazie. Trevisan, allora, prima della 40, della prima, certo, a Solesino, di cui tu hai ovviamente visto, certo, l'alba, certo, sì, c'era la manifestazione, si chiamava Tutti in Tuta. Tutti in Tuta. Con un T solo. Tutti in Tuta, che è durata 7 anni, se non sbaglio. No, è durata ben 17 anni. A Solesino. Sì, sì. Quindi ormai, cioè, tu correvi
dalla carrozzina direttamente, insomma. Appena nato ecco. Proprio. È stata una, come dire, un'avventura in questi 40 anni. Adesso mi ci vorrebbero, che so, 40 ore di faremo una puntata speciale apposta. Lo scopo comunque era quello di invitare ancora tutti i nostri fedelissimi e maggiormente ancora di più tutti quegli atleti che partecipano oggi, domani e dopodomani alla Corri per Padova. Grazie, allora 19 luglio sono esilio. Provare per credere. Diamo il microfono dietro, diamo un altro giovanotto, Emilio Marangoni, un applauso a Emilio, ciao Emilio. Lui già alla fine dell'Ottocento era già tramontana, come si dice, gruppi podisti, insomma, come hai visto questa evoluzione che c'è stata nell'attività? Forse quando siamo partiti non si pensava a una cosa del genere. Quindi colpa anche di tuo figlio. Facciamo un applauso anche a Franco Marangoni. Franco, ciao Mario, diciamo Rosanna che è un po' colpa sua se è nato il circuito, dai Franco, perché c'era questa esigenza? E di Daniele, eccoli là i due responsabili. Eccoli qua, è tutta nata da una passione che c'è e che incontrando Rosanna con la sua volontà, ridendo e scherzando davanti a un piatto di patatine fritte, è nata questa idea che si è sviluppata grazie agli organizzatori che comunque hanno appoggiato questa idea e l'hanno voluta anche loro con tutte le varie, perché ognuno giustamente aveva le proprie idee e le proprie, insomma, gente che le fa da 30 anni, da 25 anni. Invece devo dire che li ho visti anche nella prima tappa tutti presenti e molto entusiasti e motivati. Beh, tu sei anche Dario, perché già ci nell'organizzazione, sì, occupiamo la televisione, sì. Lo diciamo subito, occupiamo la televisione. Ok. Allora, tu sei reduce anche dalla maratonia di Doggi, sei nello staff, sì, dell'organizzazione, salutiamo, sì, Michele Stellon. Com'è andata? È andata molto bene, siamo molto contenti, c'è un riscontro molto positivo e devo dire che anche là abbiamo promozionato Padova Corre, cosa che ci crediamo molto, e abbiamo visto proprio dei belli atleti arrivare, anche gente che non è abituata a fare competitive, che è contentissima e non vede l'ora di scrivere. Abbiamo avuto anche grandi campioni. A Ponte San Nicolò e abbiamo avuto anche grandi campioni. Passiamo all'atleta, uno di questi atleti, ciao. Allora, abbiamo l'unico atleta, no, nel senso che ce ne sono altri. Allora, Stefano Zanilato, giusto? Sì, io sono Stefano delle Fiamme Oro di Padova e ho partecipato alla prima tappa del Padova Corre a Maserà, mi sono classificato settimo e devo dire che è veramente una bella iniziativa, è organizzata molto bene e spero di riuscire a completare le 6 tappe necessarie per entrare in classifica. Sì, e vediamo classifica come andrà. Perché Nicola Sorgato è arrivato secondo e quindi insomma ha fatto una bella figura, anche se diciamo con la maglia della, non proprio della Fiamme Oro, ma insomma l'atletica città di Padova. È un atleta Fiamme Oro. Passiamo il microfono a Rubens Noviello, un applauso a Rubens. Buonasera. Allora Rubens, Boomerang Run, con te dovremmo fare proprio uno speciale. Sì, facciamo una puntata. L'abbiamo già fatto in altre occasioni. Allora ricorda velocemente la tua manifestazione che poi è la prossima, il 10 maggio. Sì, noi aspettiamo Stefano il 10 maggio, sabato 10 maggio, sarà un percorso molto tecnico, un po' più lungo rispetto a Masera, sono 9,6 km. Cercheremo di ricreare un clima stile Summer Run, quindi abbiamo, per chi verrà a correre, ci sarà anche un post gara con piscina e quanto meglio sappiamo fare. Quindi, dalla prossima gara all'ultima gara in calendario, Alberto Bettin, un applauso perché lui è assessore alle manifestazioni del comune di Torreglia. L'ultima tappa è il 21 settembre, si svolgerà a Torreglia, siamo alla seconda edizione, quindi non abbiamo 40 lustri alle spalle. E devo ringraziare la presidentessa che ci ha coinvolto e quindi speriamo insomma di svolgere il nostro compito. Salutiamo anche Igor Marco Longo che è il consigliere, sì, consigliere delegato che del è l'anima di questa gara. Vedi dottoressa, non c'è solo Padova, anche Torreglia organizza in prima persona un'attività di running. Bene, passiamo il microfono ai nostri amici. Roberto Bovo, un applauso. Buonasera. A Roberto, perché lui c'è e ci sarà, dovrei dire, perché tu c'eri per la prima gara a Maserà, ci sei e ci sarai anche per l'ultima. Qui sono a rappresentare Iran Spadova, che
sarebbero rappresentati normalmente dal presidente Mussolini, che è negli Stati Uniti. Sta meglio di noi in questo momento. Conosci Alessandra Loro? Lo sapete che è la vicepresidente della Spada. Esatto. Facciamo un applauso anche a Alessandra. Qua noi e anche a Lucio Medici, che è in California. In California al caldo, a fare il nonno. Sì. Allora. Abbiamo organizzato la prima manifestazione in collaborazione con i podisti Maserà, che hanno fatto il grosso del lavoro, e comunque mi sembra che sia riuscita benissimo. Abbiamo dato là e speriamo che tutte le altre organizzazioni funzionino e sicuramente andranno benissimo come noi. Insomma. Bene. Allora, la regia continua a chiedermi la linea, quindi dobbiamo andare veloce, però passiamo a Giacomo. Magari io chiedo alla regia se mi manda qualche immagine, perché Giacomo, oltre ad essere organizzatore, è anche appena Stati arrivato Uniti. Da Boston praticamente. Arrivato allora, un applauso a Giacomo che ha corso a Boston. È stata un'esperienza bellissima, nel nostro piccolo abbiamo portato il simbolo della Padova Corre a Boston correndo con queste magliette. E la nostra corsa sarà a 90 Padovana il sabato 28 giugno alle ore 21. Però ci sarà qualcosa dedicato anche alle famiglie? Sì, per chi non ha il certificato, per chi vuole correre con la famiglia, con i bambini, c'è la possibilità di fare un solo giro del circuito, 2 km. Parleremo poi della mattina di Boston. Vediamo le immagini. Allora, Diego Bovolato e Fabio Faggin, avanti con la prossima data. La penultima prova, 16 settembre. Sì, buonasera. 14 settembre, la penultima prova sarà anche campionato regionale individuale master, per cui abbiamo le qualità per farlo. Cerchiamo di mettere tutto su quello che stiamo facendo, ci crediamo, abbiamo entusiasmo per farlo. E niente, vi aspettiamo tutti il 14 settembre a San Giorgio delle Pertiche. Bene, siete anche impegnati con la maratona, perché voi curate la zona. Sì, noi curiamo i ristori e gli spugnaggi della maratona Sant'Antonio in primis, per cui abbiamo il doppio lavoro da fare. Salutiamo gli amici anche là in alto, di Stanghella e Monselicensi, un applauso anche a loro. Stanghella. Anche noi abbiamo una storia abbastanza lunga. 38esima a correre nel parco. Allora si chiamava Ndemo e Venemo. Adesso i chilometri si sono ridotti. Corriamo ben due chilometri dentro al parco, un meraviglioso parco con piante ultrasecolari e altri giri concentrici in paese. Grazie, dai, dobbiamo chiudere, quindi vi ringraziamo, un bel applauso agli amici anche di Monselice. Saluto al volo Aldo e Debora, che sono lì in mezzo, che danno sempre il servizio della custodia Zainetti e saranno anche venerdì 25 aprile alla corsa di primavera a Val Sanzibio, giusto per rimanere. Ecco, allora ti salutiamo, lascio gli ultimi anche, ospiti. Federico Trevisan, che è il presidente del Volley Padova Project, e Stefano Predotta, responsabile Under 18. Questo perché loro sono stati già nostri ospiti, però questo fine settimana si è appena conclusa la Final Four di pallavolo femminile Serie B, dove le ali si sono classificate terzo. Com'è stata questa esperienza in casa Padova e tutto il lavoro molto velocemente? Velocissimi. Se mandiamo le immagini poi in chiusura mandiamo le foto delle ragazze. Perfetto. Chiudiamo con quelle. Diciamo che anche noi abbiamo fatto una maratona di 2 giorni. Padova è stata veramente capitale della pallavolo femminile, perché oltre a noi B1 c'era anche Monselice, che ha organizzato a battaglia la B2 femminile. Una manifestazione, grossa manifestazione, c'era il cuore delle squadre italiane di B1 femminile, tutte sopra le 3 posizioni di ogni girone di classifica di tutta Italia, da Caserta a Trento a Chieri e noi. Noi arrivare terzi è... vola con le ali, vola sempre. Diciamo che la B1 non c'è solo B1, c'è tutto un giovanile sotto che deve essere menzionato, perché comunque 14 ha già vinto titolo provinciale, 16 ha già vinto titolo provinciale, 18 speriamo lo vinca questo fine settimana. E tutte e tre andranno a giocarsi le regionali con le ambizioni, si spera, di poter partecipare alle fasi nazionali, dove c'è veramente il cuore del giovanile italiano. Va bene, italiano. Allora tutto il nostro studio con questo applauso vi dà un augurio di concludere bene. Alessandra. Dobbiamo chiudere perché non lo so.
so se riusciamo a uscire. Scusa la regia, perché con te sono più dolci. E allora salutiamo, ringraziamo la regia anche per la pazienza. Salutiamoli, diciamo grazie ai nostri grazie registi, Nicola e Claudio. E Claudio. Bene, grazie ai nostri ospiti. Buona corsa a tutti, come diciamo sempre, potrei dire sulle mani, visto che un po' siamo nell'ambiente. Grazie, la prossima settimana, 30 aprile, io sarò a Sapori Uganei, a Valsanzibbio, quindi non ci sarò. Non ci sarai, però tu parlerai di box e di rugby. Bene, grazie, ciao a tutti. Buona maratona.